scuola. Poi, ecco, per quanto riguarda la sopravvivenza, non so se dove, c'era mia nonna che andava a pescare, mio padre si trovava fuori, ancora non era in quel periodo che poi si fu fuggi-fuggi. Mia nonna andava a pescare e comprava, a Ponza si conoscono i rotondi, sono dei pesci comuni, in italiano sono gli zerri, e anzi in genovese più che italiano. E allora andavano a pescare, quindi prendevano quando era possibile tanto pesce, non lo vendevano perché c'è stato il calmiere che dovevano più dare soldi a questo, allora lo pigliavano, lo raccoglievano e si portava tutto quanto su da mia nonna. Ricordo che lo portavano con quei cesti di vimini che una volta si portavano ai calcinacci, e avevano fatto un cumulo a terra in cucina dove arrivava fin sotto a un soppalco che ricordo soltanto nella fantasia, nella memoria, perché da casa di mia nonna non ci sono stato più da quando lei è morta, cioè dal 1992. Poi questa casa è stata venduta alle Fendi, eccetera, hanno fatto modifiche, quindi sono soltanto ricordi. Diceva appunto che si portavano questi pesci, e poi l'indomani mattina, perché questo veniva la sera proprio per non far, oppure nella prima mattinata, verso l'alba, e poi durante la giornata andavano mia nonna, mia madre, mia zia, andavano a portavano con me, andavano giù alla padura, ci stavano quelle che vendevano le verdure, gli davano un po' di rotondo, in cambio gli davano, non so, una piantina di insalata, oppure un uovo, due uova a seconda, e così, ecco, questo è il modo di perché soldi non ce n'erano e non c'era neanche da mangiare, oppure un chilo di farina. E a proposito di farina, là, allora c'era la farina rossa, e mia madre, sempre per la fame, e mia zia, che vivevano da mia nonna, vivevano tutte e tre da mia nonna. Mia nonna si assentò per un momento, per andare, non so se a messa, era nel pomeriggio. Allora mi impastarono un po' di farina rossa e fecero delle focacce, che a Ponza a suo tempo si chiamavano i scagliozzi, sono piccoli sfilatini di pane, però allora era fatta di farina rossa. E allora quando li mangiavamo, perché la fame c'è stata, mia madre e mia zia dicevano: quando viene nonno non dire niente, mi raccomando, non dire niente. A che arrivò mia nonna, io sono dice: ah no, ma mangiato i scagliozzi, non mi ha fatto i scagliozzi, mamma e zia. E questo e poi dopo gli episodi ce ne sono tanti che adesso dovrei soffermarmi a ricordare.